Ciao a tutti horror maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi non è un giorno casuale, è proprio venerdì 13 e mi è parso doveroso mostrarvi il nuovo cofanetto americano della Shout Factory della saga di venerdì 13. Sono inclusi tutti quanti i capitoli. Non è la prima volta che vi parlo della saga perché vi ho fatto vedere i DVD italiani che ho e vi ho detto il mio parere film per film in un vecchio video, ma non è neanche la prima volta che vi mostro un cofanetto americano della Shout Factory perché vi ho fatto vedere anche quello che ho di Halloween. E già quello è un cofanetto che adoro e questo è fatto nelle stesse modalità, quindi come faccio a non adorare anche questo? L'ho comprato con una certa urgenza perché momentaneamente i diritti della saga sono un po' in bilico e ci sono proprio delle guerre tra Sean Cunningham e altre persone. Sean Cunningham è il regista del primo e altre persone che vogliono appunto avere i diritti della saga, quindi i diritti sono in bilico e molti temono che questo cofanetto possa diventare raro in un battibaleno, quindi mi sono proprio messo subito alla ricerca, l'ho comprato subito, l'ho preso su amazon.com, quindi la versione americana di Amazon. Ecco, mi è arrivato in un mesetto, perché poi ci impiega sempre un mesetto su Amazon americano. E niente, quindi sono corso a prenderlo. E queste edizioni poi sono bloccate solamente per i lettori americani, quindi avere un lettore universale è stato molto molto importante per me. E infatti ragazzi, per chi volesse appunto queste edizioni americane, siccome i cofanetti così in Italia li vediamo con il binocolo, io vi consiglio di prendere un bel lettore universale e non farvi mancare la gioia di questi cofanetti, sempre che siate anche fluenti nell'inglese, perché ovviamente essendo un cofanetto americano contiene solo l'inglese. E io spero vivamente che in Italia arrivi magari non un cofanetto in questa modalità, ma come è successo con Halloween, no? Un cofanetto magari della Midnight Factory dove sono uniti tutti quanti comunque in una sorta di media book, perché la saga poi è da tanto che si merita una bella edizione in Blu-ray in Italia, nel senso è da un po' che dovrebbe averla, siamo estremamente in ritardo, e che da noi poi i diritti sono disparati tra mille case come succede sempre in Italia. E poi qui da noi quanti film ci sono in Blu-ray, tipo il primo, il secondo, il terzo, Freddy contro Jason e il remake, quindi per dire. Quindi nella speranza che arrivi anche un mega cofanettone italiano, io mi godo questo cofanetto americano. Vi mostro innanzitutto il suo design esterno, che è un qualcosa di meraviglioso, dopo ve lo faccio vedere per bene nel dettaglio. Vi mostro ogni singola custodia, vi mostro il booklet che è contenuto all'interno, vi faccio vedere tutto quanto all'esterno a livello di design, vi faccio vedere tutto quanto all'interno, vi parlo della qualità audio video, vi mostro tutti i contenuti speciali. Per quanto riguarda i miei pareri sui film, vi consiglio di vedere il vecchio video perché qua non mi ripeto. E niente horror maniaci, direi che possiamo assolutamente partire. Basta parlare e via. Thank you.
You give.
Il primo disco presenta il primo venerdì 13 nella versione integrale, che aggiunge un po' più di violenza esplicita, e in realtà la versione cinematografica e la versione integrale hanno solo una ventina di secondi di differenza, quindi niente cose aggiuntive drastiche, ecco. Però per questo cofanetto il film è stato restaurato appositamente e ha un nuovissimo ed esclusivo master da scan 4K dal negativo originale, e wow! Allora, io ero abituato a vederlo col mio DVD della Warner, quindi cioè la differenza è abissale. Il Blu-ray si vede splendidamente, neri, bianchi e colori sono bilanciatissimi, il dettaglio è ottimo, la grana a volte compare un po' di più ma mai in maniera eccessiva, e in generale regala quella corposità da pellicola, e comunque è un film di 40 anni fa, micidiale nella qualità video veramente. Per quanto riguarda l'audio, è disponibile in due tracce in inglese, DTS HD Master Audio 5.1 e 2.0, quella in 2.0 è molto buona, ma quella in 5.1 è proprio una bella traccia, performante, corposa anche questa, con tanta spazialità. Tra i contenuti speciali, un commento audio, un extra con vari racconti della produzione, un extra con il regista Sean Cunningham, uno riguardante una reunion del cast e della troupe. Infine è presente Lost Tales from Camp Blood, che è un cortometraggio diviso in 6 parti, ma qui c'è solo la prima parte e le successive sono state aggiunte nei Blu-ray dei seguiti, quindi ci torneremo. Nel disco con la versione cinematografica tagliata è presente lo stesso nuovo master, e infatti si vede benissimo ugualmente. Per quanto riguarda l'audio, è presente solo in DTS HD 2.0, ma va comunque molto bene. Tra i contenuti speciali invece sono presenti cose un po' più pubblicitarie: il trailer americano, quello internazionale, uno spot televisivo, degli spot radiofonici americani, uno spot radiofonico britannico, una galleria fotografica con immagini dal film e una galleria fotografica con poster e altro materiale pubblicitario. Venerdì 13 parte 2 ha subito anche lui un restauro dal negativo originale esclusivo per questo cofanetto, e wow, anche questo si vede davvero davvero bene. La qualità è molto in linea con il precedente e l'audio è disponibile anche qui in 5.1 e 2.0. Anche in questo caso tutto si sente benissimo, in maniera definita, robusta. Tra i contenuti speciali, due commenti audio, un'intervista di più di mezz'ora con la protagonista Amy Steele, anche se purtroppo è solo telefonica, un po' di scene eliminate ma senza audio e con l'aggiunta di tantissima violenza che dal film è stata tolta a causa della censura severa del periodo, ma che comunque è un piacere vedere, nonostante la bassa qualità del filmato, un'intervista riguardante un libro intitolato Crystal Lake Memories, uno speciale sulle convention di appassionati della saga, Lost Tales from Camp Blood, la seconda parte su 6, il trailer cinematografico, un
raro trailer giapponese anche, degli spot televisivi, degli spot radiofonici, due gallerie fotografiche, una con foto dal set e una col materiale pubblicitario. Parte 3 non solo ha subito un restauro esclusivo, anche questo, ma è stata anche restaurata la versione 3D, che non posso recensire purtroppo. La versione standard 2D ha una qualità un po' più debole rispetto ai primi due, perché il film di per sé è girato in un certo modo. Effettivamente molti film in 3D degli anni 80 hanno questo aspetto un po' strano a causa delle telecamere un po' particolari dell'epoca. Si vede bene, solo non perfettamente, nonostante il restauro, il che secondo me va ad evidenziare quanto sia semplicemente il suo effettivo aspetto. L'audio è ottimo, solita suddivisione in 5.1 e 2.0. Tra i contenuti speciali, un commento audio, una retrospettiva sull'uso del 3D, Lost Tales from Camp Blood parte 3, il trailer, i vari spot televisivi e radiofonici, le varie gallerie fotografiche ormai tipiche. Parte 4 si vede notevolmente meglio, anche questo restaurato esclusivamente per questo cofanetto, si vede bene quanto i primi due, quindi molto bene. Il dettaglio torna ad essere ottimo, i colori, i neri, tutto è molto naturale e filmico. L'audio ormai avete capito come è disponibile, l'ho trovato ottimo anche questo. Tra i contenuti speciali troviamo due commenti audio, Lost Tales from Camp Blood parte 4, un po' di backstage per quanto riguarda molte morti, una retrospettiva per il 25esimo anniversario del film, il finale alternativo però presente senza audio perché la traccia è stata persa, The Crystal Lake Massacres Revisited, che è una sorta di finto documentario in cui vengono intervistati dei finti abitanti di Crystal Lake e parlano di come i massacri di Jason abbiano terrorizzato la cittadina. Molto divertente, qui è presente la prima parte e nei Blu-ray successivi continuerà, uno speciale sui passi di danza del personaggio di Crispin Glover che sono semplicemente epici. Poi il trailer cinematografico, spot e gallerie fotografiche ormai tipiche e basta. Parte 5, attenzione attenzione, non è stato restaurato esclusivamente per questo cofanetto, perciò presenta la versione in HD che la Paramount ha reso disponibile da un po' di anni ormai, penso da quasi un decennio. Il film si vede comunque davvero molto bene, ha una qualità video molto pulita, dalla grana sicuramente presente ma che non sporca mai il quadro visivo, e la solita doppia traccia audio dove vince sempre la 5.1 per definizione, spazialità, robustezza e qualità. Tra i contenuti speciali, tre commenti audio, Lost Tales from Camp Blood parte 5, The Crystal Lake Massacres Revisited parte 2, il making of del quinto film, il trailer e tutte le cose pubblicitarie che abbiamo già visto, spot, gallerie fotografiche. Parte 6 non è stato restaurato appositamente per questo cofanetto, nemmeno lui, e presenta un vecchio master, ma anche questo è un vecchio master molto buono e dalla qualità video molto bella, naturale e occasionalmente sorprendente, con colori splendidi e incarnati ottimi. Anche qui doppio audio, anche qui meglio in 5.1. Tra i contenuti speciali, non uno, non due, non tre, ma quattro commenti audio, Lost Tales from Camp Blood parte 6, quindi l'ultima parte, The Crystal Lake Massacres Revisited parte 3, quindi anche di questo l'ultima parte, il making of del sesto film, un extra intitolato Incontrando Jason Voorhees, scene eliminate, anche in questo caso cosette un po' più violente che sono state rimosse dal film finito a causa della censura severa del periodo, il trailer, spot televisivi e fotografie. Parte 7, stesso ragionamento, nessun nuovo master, cioè quello vecchio della Paramount, la qualità video è più che accettabile, forse un passo indietro rispetto al 5 e al 6, i neri non sono profondissimi ma i colori sono ben bilanciati e il dettaglio è buono, sull'audio non voglio ripetermi, tra i contenuti speciali due commenti audio, il making of del settimo film, uno speciale sulla telecinesi, un extra simpaticissimo con due attrici del film che si rivedono dopo anni e cambiano un po' il loro look, come il personaggio di Maddie nel film, interpretato infatti da una delle due, scene eliminate con tanto di sguardi alle morti più violente che nel film sono state davvero tagliatissime fino al midollo. Per chi non lo sapesse, questo settimo film è stato quello più brutalmente tagliato dalla censura, ne parlavo anche nel vecchio video che ho dedicato alla saga, trailer, spot e gallerie fotografiche. Parte 8, id, vecchio master della Paramount, la qualità video è in linea con quella del 6, quindi dal 7 all'8 c'è un passo avanti, sul discorso audio sapete già, tra i contenuti speciali due commenti audio, il dietro le quinte dell'ottavo film, scene eliminate che hanno davvero una bellissima qualità, ovviamente c'è un po' di sporcizia data dall'usura della pellicola ma sono davvero molto definite, papere sul set, trailer, spot televisivi e foto. Jason va all'inferno, quindi il nono film, ha subito un restauro apposito per questo cofanetto, ovvero un restauro 2K dall'interpositivo, in un disco è presente la versione cinematografica del film e per quanto riguarda i capitoli esclusivamente restaurati, questo assieme al 3 presenta il master più debole, anche se sicuramente più forte rispetto al 3. Si vede bene ma non fa faville, sull'audio sapete già, tra i contenuti speciali troviamo una nuova introduzione del regista di qualche secondo dove praticamente dice grazie per aver comprato qualcosa come tipo la quarta copia di questo film, il trailer, gli spot televisivi, gallerie fotografiche e uno sguardo agli oggetti di scena. Contiene anche un altro disco con la versione
integrale che aggiunge più violenza e più scene di nudo per un totale di 3 minuti aggiuntivi. Aggiunge davvero un sacco di bella roba in più e per me è sempre stata la versione migliore del film. A livello qualitativo tra audio e video siamo sempre lì. Tra i contenuti speciali anche qui l'introduzione del regista, due commenti audio, due interviste col regista, un'intervista con Kane Hodder che è il Jason del film, scene aggiuntive per la televisione non presenti in nessuna delle due versioni del film per un totale di 12 minuti di materiale con tanto di commento opzionale. Jason X, quindi il decimo film, è l'ultimo capitolo della saga ad aver subito un restauro, anche questo come il nono è tratto da uno scan 2K dell'interpositivo. Presenta una buona qualità video, inizialmente i colori sono molto spenti e tendenti al grigio, ma non appena il film passa all'anno 2455 i colori si fanno più vivi, saturi e caldi, ma in realtà è sempre stata una cosa voluta e la parte iniziale ha sempre avuto questo aspetto un po' più morto e il master è molto lontano dall'essere problematico, anzi. Anche qua doppia traccia audio, tra i contenuti speciali un sacco di roba, una nuova introduzione con Kane Hodder, quindi sempre Jason, due commenti audio, una featurette retrospettiva sul film, un'intervista con lo sceneggiatore e attore Todd Farmer, un'intervista con Christy Angus che ha la morte migliore dell'intera saga, pochi cazzi, un'intervista con Sean Cunningham che discute di Jason va all'inferno e Jason X, le tante vite di Jason Voorhees, il making of del decimo film, un reel un po' random del film con della musica discotecara, quasi un'ora di interviste d'epoca, vari trailer, vari spot, due gallerie fotografiche, un sacco di roba e va benissimo così. Freddy contro Jason è disponibile nel normale Blu-ray della Warner Bros. Non è un Blu-ray della Shout, la qualità video è ottima, gestisce bene i neri profondissimi e i colori occasionalmente saturissimi del film, l'audio è in inglese Dolby True HD 5.1 che è sicuramente una buonissima traccia molto definita e capace di reggere tutto il grosso peso sonoro del film, anche qui ci sono un bel po' di contenuti speciali, è forse il disco che ne contiene di più, un commento audio, un extra dove si parla del tantissimo tempo impiegato per preprodurre questo film, un dietro le quinte, uno speciale sulla realizzazione di una scena, uno speciale sulle scenografie, uno sulle controfigure, sulle coreografie delle acrobazie degli stuntman, uno sul make up, 35 minuti di confronti di prima e dopo, di discussioni sugli effetti speciali digitali, un extra di guardante vari fan che vanno al campeggio e che è una roba selvaggissima, mi fa preoccupare della sanità di certe persone, una conferenza con Freddy e Jason molto simpatica, un video musicale, 21 scene eliminate tra l'altro in HD, il trailer e 8 spot televisivi. Il Blu-ray del remake del 2009 è lo stesso americano della Warner, presenta due versioni del film, quella cinematografica da 97 minuti e quella integrale da 106 minuti. Anche questa, come ogni versione integrale che si rispetti, contiene più violenza, nudità, sangue e sesso. Il film è quasi un porno già solo nella versione cinematografica, quindi per darvi un'idea. La qualità video non è male, è un master molto scuro e spesso le riprese affogano nell'ombra, ma la definizione è molto buona. L'audio è disponibile in True HD 5.1 ed è una traccia più che ricca. Tra i contenuti speciali troviamo l'opzione Picture in Picture, con curiosità che compaiono durante la visione del film, la rinascita di Jason Voorhees, squarci in avanti, fendenti all'indietro, le 7 migliori uccisioni e varie scene eliminate. Stessi extra del Blu-ray italiano, direi, forse solo con l'aggiunta delle 7 migliori uccisioni e della visione Picture in Picture, non lo so, smentitemi in tal caso. Poi vabbè, questo contiene anche la versione integrale che in Italia non è mai arrivata. Il tutto si conclude non con un disco, ma due dischi di ulteriori e soli contenuti speciali, una nuova intervista con Sean Cunningham, una nuova intervista con il regista del 2 e del 3 Steve Miner, una nuova intervista col compositore delle musiche Harry Manfredini, un'altra intervista con Harry Manfredini, una nuova intervista con Harry Crosby che nel primo film interpreta Bill, una nuova intervista con l'attore Billy Randolph che nel 2 interpreta Jeff, un tour delle location dei primi due film, una tripla intervista dove c'è ancora di mezzo Harry Manfredini e tutta dedicata alla musica dei film, una lunghissima analisi film per film dall'1 all'8 con tantissime curiosità da dietro le quinte, interviste degli effettisti iconici Tom Savini e John Carl Buechler che commentano apertamente molte delle scene violente eliminate, un po' di vittime di Jason che parlano dei loro ricordi riguardanti le riprese e i loro specifici film, 17 minuti di scene eliminate da vari film della saga, un extra su vari oggetti di scena e cose da collezione riguardanti la saga, un extra sull'eredità della maschera di Jason, un extra del terzo capitolo in cui si discutono i cliché dei film dell'orrore e nello specifico degli slasher, un Q&A con 4 attori che hanno interpretato Jason Voorhees, una galleria fotografica con le carte da gioco della saga, un altro sguardo alle location ma qui anche del terzo film e non solo dei primi due, e questo era il primo disco. Poi secondo disco di contenuti speciali, il video musicale di Man Behind the Mask di Alice Cooper, che è la canzone dei titoli di coda del sesto film, un'intervista con Alice Cooper stesso, due interviste con Tom McLaughlin, regista del 6 e molto particolari come interviste, in entrambe si trova al cimitero di Hollywood e nella seconda intervista si trova proprio davanti all'oculo che ha prenotato per se stesso, quindi insomma molto particolare, altre due interviste con Sean Cunningham come se non ne avessimo avuto abbastanza, uno sguardo alle location dei film dal 3 al 6, uno specifico
speciale di 80 minuti sulle regine dell'urlo, un altro speciale di 80 minuti sugli slasher in generale, una compilation di tutti i trailer della saga riuniti in un unico video, vari storyboard di Freddy contro Jason, una galleria fotografica divisa in 5 sempre di Freddy contro Jason, il teaser trailer del remake, il trailer cinematografico del remake, 36 minuti di interviste con gli attori sempre del remake, un'ultima galleria fotografica con materiale pubblicitario presente in vari giornali e fine. Sono 3.948 minuti di contenuti speciali, ve lo dico in ore? 66 ore e mezza, ve lo dico in giorni? Quasi 3. Questo cofanetto ha quasi 3 giorni di materiale supplementare e delle persone hanno avuto il coraggio di lamentarsi e di dire: ma manca questo, manca questa featurette, manca... Ma chi cazzo se ne frega? È molto probabilmente il cofanetto più carico di contenuti speciali della mia collezione, anzi togliete il molto probabilmente. Se avete un lettore Blu-ray universale capace di leggere questi dischi americani, o se masticate l'inglese e se siete grandi appassionati della saga, buttatevi a capofitto nell'acquisto di questo cofanetto mastodontico, completo, realizzato con cura e tantissima dedizione, ve lo straconsiglio. Per quanto riguarda i miei pareri, le mie recensioni film per film, come ho detto non li ripeto in questo video, ma potete sentirli nel mio vecchio unboxing del 2019. Oltre a mostrarvi i miei DVD, dico la mia opinione su ogni singolo capitolo della saga, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing, Horror Maniaci, e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram, le pagine le conoscete già, posto montaggi, recensioni, novità sui film horror in uscita sia al cinema che in un video, e tante altre belle cose. Grazie mille ancora, Horror Maniaci, alla prossima e buon venerdì 13. Attenti alla sfiga, eh? Mi piacciono i film dell'orrore. Qual è il